Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera al pubblico presente qui al Teatro Ariston di Sanremo. Sanremo sono assediate da folle di giovanissimi fans. La caccia all'autografo non risparmia nessuno. Chi saranno i vincitori di questa 36esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo? Bene, mi sembra... Ah no! Ciao a tutti, bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un videoblog, questa volta è il numero 25 della serie dei Dimenticati del Festival di Sanremo. E stiamo facendo questo percorso da moltissimo tempo, è veramente tantissimo. Voi gradite molto, perciò continuo per un po' ancora a fare questo percorso. Oggi ci occupiamo di altri dimenticati di Sanremo. In totale sono 6 dimenticati che appartengono al Festival di Sanremo che sta fra il 1985 e quello dell'86. Perciò 6 artisti dimenticati di questi 2 Festival di Sanremo. Se vi piace l'argomento, vi ricordo nel mio canale c'è l'intera playlist che parla proprio di questo, si chiama Sanremo Vlog Dimenticati, andate a vedere, ci sono tanti vlog per ricordare artisti che hanno fatto Sanremo almeno una volta e che ad oggi ci siamo dimenticati quasi del tutto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, buona visione e benvenuti anche oggi sul mio canale. Marco Rancati, via! Una stella uguale, grande di lei. Riprendiamo questo percorso dei dimenticati del Festival di Sanremo con il Sanremo dell'85. Già l'avevamo iniziato nel vlog precedente. E parliamo del Sanremo dell'85 con un cantante che si chiama Marco Rancati, lui piacentino, che però Sanremo l'aveva già visto prima dell'85, esattamente 10 anni prima, al Sanremo più sfortunato della storia, cioè quello del 75, dove lui è a Sanremo all'interno di un gruppo che partecipa, cioè Lieva 2000, e parteciperà a questo Festival di Sanremo di 10 anni prima. Poi il gruppo si scioglie, lui decide di fare la carriera da solista e per fare questo utilizzerà un nuovo nome, cioè Daniel Danieli, e con questo nome nel 79 vincerà il Festival di Castrocaro. Nel 1980 pubblicherà finalmente il suo primo disco da solista, si chiama Freddo Diamante, ma il lato B, che si chiama Tu Violenza, sarà la canzone più interessante di questo singolo perché ha un testo molto profondo, un testo che parla proprio di violenza, un giovane che si rivolge direttamente alla violenza, parla di pulsioni che lo assalgono, insomma è un testo molto profondo. Anche molto impegnativo, talmente tanto impegnativo che il discografico di Daniel Danieli, che all'epoca era Sandro Coppola dell'Atlas Record, avrebbe l'intenzione di farlo tradurre in spagnolo. Per fare questo invia la canzone a un attore nuovo, che è Mimmo Domenico Politano, con la specifica richiesta di fai che il testo della canzone in spagnolo non sia proprio la traduzione di quella italiana, anzi se ne fai uno nuovo che sia un po' più leggero, magari anche meglio. E allora Politano farà proprio così, scriverà un testo completamente nuovo di questa canzone Tu Violenza e lo chiamerà Sinti Vivir No Se, che vuol dire non so vivere senza di te. Questa canzone sarà incisa sempre da Daniel Danieli, ma sarà utilizzata in spagnolo come sigla di una telenovela. La collaborazione con il musicista e produttore Davide Corradi fa nascere La Collina, che sarebbe un EP pubblicato dalla Level e distribuito in tutte le piattaforme digitali e sarà la base del repertorio dell'omonimo tour che nel 2017 partirà da Buenos Aires, che abbiamo fatto un salto fino ai giorni nostri. Però prima di parlare del periodo più recente farei di nuovo un passo indietro, perché nel 1982 viene pubblicato un 45 giri ancora con il nome di Daniel Danieli che si chiama Ok Ok, mentre nell'85 partecipa a Sanremo con il nome di Marco Rancati, la canzone è Occhi Neri, arriverà quinto nella sezione Nuove Proposte. Nel 92 è cofondatore di un gruppo, Animali Rari, che pubblica nello stesso anno il suo album di debutto, seguito nel 2006 da Stagioni e nel 2009 da Sottosopra, perciò fanno un bel percorso. Dal gennaio del 2009 è vice direttore del coro gospel nazionale denominato Nicolini Gospel.
Il brano I motivi della terra è la sigla del primo festival Un bosco per Kyoto, nel dicembre del 10 proposto in versione digitale in lingua italiana, inglese e anche spagnola. Nel 13 nasce la band Shout, dall'unione di 5 musicisti. Marco Rancati è di nuovo sul palco e fa il vocalista. Nel 17 partecipa al tale show di Canale 5 The Winner Is. Nel 23 partecipa alla terza edizione di The Voice Senior nel team di Gigi D'Alessio. Su questa terra io vivo senza tremare. Me ne andrò sulle strade bianche più del sale. Al Festival di Sanremo del 1985 arriva anche un artista che si chiama Miani. Ve lo ricordate Giovanni Miani? No, ragazzi, ha fatto un singolo che fece tantissimo successo con una voce improbabile ma troppo forte. Lui in realtà è finalista al Festival di Castrocaro dell'83, la canzone è Mentre te ne vai, e poi va al Sanremo dell'85 con Me ne andrò, un pezzo stile techno-pop che gli vale addirittura il secondo posto fra le nuove proposte. Oltre ai tanti passaggi radiofonici e televisivi, riceve il consenso del pubblico, entra in classifica e non lo fa solo in Italia ma anche in Europa, addirittura in Asia, Palestina e Scandinavia. Poi Miani torna a Sanremo l'anno dopo con Ribelle su questa terra. Non avrà lo stesso successo della precedente canzone, però ne rilancia le quotazioni a livello internazionale. Nell'87 partecipa al Festival di San Vincent, ancora nella categoria giovani, con il brano Nuove Frontiere, con cui a Toronto si esibisce di fronte a 70.000 persone. L'entusiasmo del pubblico è tale che Miani sarà invitato a partecipare a diverse edizioni successive. Nel 1988 si apre con un grande progetto per Miani, che finalmente pubblica il suo primo disco a lunga durata, cioè un album, che si chiamerà come lui. Negli anni 90 è protagonista in tutte le città dell'ex Unione Sovietica con una tournée di grande successo che riempie stadi, palazzetti, circhi addirittura, teatri, segnando sempre il tutto esaurito con repliche fino a 3 volte al giorno. Mamma mia, Gardaland! Una menzione speciale la merita la straordinaria esibizione allo stadio di Kiev, dove Miani intrattiene un pubblico estasiato di 180.000 persone. Anch'io sono estasiato, ve lo dico. L'emozione per il successo della tournée ed il calore ricevuto dal pubblico è tale che Giovanni Miani scrive una canzone dedicata al popolo russo. Si chiamerà Esterman, uomo dell'est, e nel 90 esce la raccolta dal titolo Miani per l'etichetta russa MEDSU, non so se si dirà così, che contiene brani tratti dal suo primo album e il brano Me ne andrò. Nel nuovo millennio dedica un album completamente all'Italia dal titolo Italian Dance Collection Volume 1. Cioè, cosa fa? Riarrangia vecchi pezzi e compone un singolo inedito che si chiama La musica del mare. L'amore per il Friuli, non soltanto per la Russia, perché il Friuli è la sua terra di origine, lo ispira a riprendere vecchie villotte friulane e arrangiarle in chiave pop. Che saranno le villotte? Io credevo parlasse di case. Chissà cosa sono le villotte, qualche friulano fra i miei iscritti me lo dirà, Il progetto piace molto alle radio italiane, che gli dedicano diversi passaggi. In seguito all'entusiasmo per l'idea friulana, compone alcune canzoni in lingua friulana, raccolte poi in un CD che si chiama Musiche Friulane, oggi oggetto di culto. Allora, Miani riappare nel 2007 con una canzone, si chiama Tu vivi nell'aria. Il brano cattura l'attenzione di Gabri Ponte, degli FS65, che ne realizza un remix che fa da volano poi a un progetto di rilancio di quella che viene definita la Italo Dance. Si appassionano al brano anche altri DJ di fama, che ne realizzano altre versioni remix, e nel 12 esce un nuovo album con brani natalizi in chiave dance, si chiama Christmas Dance, Merry Christmas. Il 2 maggio del 14 esce con Planet Dance Music la canzone friulana, perché è in lingua friulana, di cui non dico il titolo perché io non me lo posso permettere assolutamente. Farà anche un video dove si vede loro che suonano su un carro di legno, strumenti musicali rievocativi, è stranissimo. Il 18 maggio del 16 esce il singolo Bella Signora, sarebbe il remix della canzone di Morandi effettuato da DJ Matrix, rientrando poi in classifica anche in Austria. Ma i miei complimenti Miani, veramente! Una cosa è nata, un cane con un altro.
Al Festival di Sanremo del 1985 debutta finalmente Silvia Conti. Dico finalmente perché lei doveva debuttare l'anno prima e poi con problemi alla canzone già cantata e via dicendo salta per lei il Sanremo dell'84. Finalmente arriva il Sanremo dell'85 e parlo quindi di lei, Silvia Conti, che poi in realtà io non lo sapevo. Pensate che io la conosco non di persona purtroppo, perché è simpaticissima, cioè mi fa morire quella donna, ma la conosco solo tramite social, no? Ma ci siamo scambiati anche talvolta anche dei commenti, dei pareri, ma non l'ho mai vista dal vivo. Prima o poi succederà, tanto lei abita a Firenze, ce la farò. Allora, lei si chiama in realtà Silvia Tognelli, io non lo sapevo, io pensavo che fosse il suo vero nome. Allora, lei è cantautrice e anche attrice teatrale italiana. Silvia Conti, nata a Firenze, inizia a cantare e a suonare la chitarra quando aveva 12 anni e lo fa in vari gruppi musicali fiorentini. Nell'83 vince Castrocaro, la canzone è E ragazzo. Nell'84 viene inserita nella rosa dei cantanti di Sanremo, ma alla vigilia di Sanremo la canzone Favola triste risulta già eseguita dal vivo da Fiordaliso e quindi non più inedita, e allora verrà squalificata. Pochi mesi dopo però con questa canzone sarà in gara a Un disco per l'estate di Saint Vincent, partecipa a numerose trasmissioni televisive, lei farà con Favola triste, Disco Ring, L'orecchiocchio, Domenica in Tandem, insomma la promozionerà parecchio questa canzone. L'anno successivo, l'85, va a Sanremo per la prima volta, finalmente ce la fa. Fortemente voluta da Gianni Ravera, si esibisce con una canzone bellissima, io ve lo dico, Luna Nuova, che è una mia canzone, una delle preferite mie del Sanremo dell'85. Io comprai addirittura 2,45 giri della stessa canzone perché, siccome all'epoca facevo la radio e ci portavamo i dischi da casa, avevo paura che si rovinasse. Allora, uno lo usavo per la radio, così si rovinava e si graffiava e via. L'altro lo tenevo per me a casa mia. Ne comprai due, cara Silvia, te lo dico. La canzone sarà scritta per lei da Aldo Tagliapietra di Delle Orme, brano che non supera però l'eliminatoria, quindi non va in finale, ma ottiene un buon successo di critica e pubblico e risulta ancora oggi la sua canzone più famosa. Dagli anni 90 collabora a diversi progetti musicali con artisti come Le Orme, Banda Bardot. Nel 97 il primo pezzo del quale è totalmente autrice, testo e musica, si chiama Rino, dedicata a Rino Gaetano. Nel 98 esordisce in teatro con una piccolissima parte nell'Ispettore Generale. Nel 99 con Andrea Bassato, tastierista delle Orme, lavora nel progetto del gruppo Controcanto, incidendo tre canzoni prog di cui è autrice, sarebbero Notte di caccia, Leggerezza per me e Il volo. Nel 5 incide la cover del Mare d'inverno, che entrerà all'interno di una compilation La voce della solidarietà. Nel 6 ospite del disco d'esordio di Tiziano Mazzoni. Nel 7 incide due canzoni, Il Sagittario e Mi dormi. E nell'8 lavora allo spettacolo teatrale Comparse. Nel 10 è di nuovo ospite nel secondo disco di Tiziano Mazzoni. Sempre nel 10 è scena con l'Agamennone. Nello stesso anno fonda il gruppo Sunflowers insieme al suo compagno Roberto Bob Mangione e al percussionista Giovanni Vaccari. Nell'11 è nuovamente in teatro, lo fa con Basport di Stefano Benni, spettacolo che verrà replicato anche l'anno dopo. Nel 12 lavora ancora in teatro e lo fa con tre nuove produzioni molto diverse fra loro. E nel 13 lavora al testo teatrale di Gli Spaventapasseri Sposi, testo che replicherà anche nel 14. Sempre nel 14 è scena con uno spettacolo della cantautrice toscana Letizia Fuochi. Collabora inoltre con gruppi dell'underground toscano, attualmente fa parte del collettivo di musicisti fiorentini La Scena Muta, con il quale ha inciso due canzoni, Firenze Copenaghen, Estate Fiorentina, con una sonora ufficiale dell'Estate Fiorentina del 14. Nel 15 invece è nuovamente in teatro, lo fa con The Jail, e nel 16 ospite anche nel disco di Marco Cantini, Siamo noi quelli che aspettavamo. L'anno successivo in quello di nuovo di Tiziano Mazzoni, Ferro e Carbone. Nel 17 esce con un suo disco, si chiama Piedi Nudi, e nel 18 è ospite del disco di Marco Cantini, La Febbre Incendiaria. Silvia Conti vive a Firenze con il suo secondo marito, il musicista Roberto Bob Mangione. E se ti senti veramente un amico, non scordare.
Al Festival di Sanremo del 1985 debutta anche un cantante che si chiama Stefano Borgia. All'anagrafe in realtà è Stefano Sconocchia, dirò bene l'accento? Io credo di sì, Sconocchia. Lui è di Roma, fin da giovanissimo nutre una spiccata passione per la musica, a 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e compone i suoi brani al pianoforte, si accompagna con la chitarra, a 17 anni sostiene il suo primo provino con Toto Torquati, firma il suo primo contratto per le edizioni Jeans di Paolo Cassel e Marco Luberti e subito dopo allo storico Cenacolo dell'RCA. Nell'84 partecipa a Due Voci per Sanremo. Stefano Borgia fa Sanremo dell'85 nella categoria Nuove Proposte con la canzone Se ti senti veramente un amico. Nell'89 torna di nuovo e lo fa a Sanremo nella categoria Emergenti. Ottiene il secondo posto con la canzone Sei tu, riscuote veramente un bel successo di pubblico e dei media. Raffaella Carrà lo eleggerà principe azzurro del festival e lo vorrà ospite nel suo programma di Canale 5, che era appunto il principe azzurro. Sandro Ciotti lo invita su Rai 1 nella sua trasmissione sportiva sulla Stramilano. Nello stesso festival Stefano si qualifica anche al secondo posto nei Big come autore della canzone Le mamme, cantata da Toto Cutugno. Bravo! Nel 91 è ospite fisso per 20 puntate nel programma 30 anni della nostra storia su Rai 1 con l'indimenticabile giornalista Paolo Fraiese, nel quale ricorda al pubblico i brani italiani di successo nel corso degli anni raccontati nel programma. Nello stesso anno è autore e conduttore per 13 puntate del programma radiofonico musicale di Rai Radio 1 Musica 7. Nel 95, per la produzione del primo lavoro discografico di Anonimo Italiano, vengono proposti da La Terra, Il Mare e il Cielo i brani Anche questa è vita e In uno scalpicciar di foglie, oltre ai brani Amore al rovescio, Ballando questo tempo, e in seguito compone altri inediti, sempre in collaborazione con Anonimo Italiano, per altri album dello stesso artista. Quindi non era lui Anonimo Italiano, era un altro. Ah. Nel 98 inizia a collaborare alla stesura dei testi degli album di Amedeo Minghi, Decenni, Anita, L'altra faccia, insomma scrive delle cose bellissime quest'uomo. Con Chiuso per ferie partecipa alla RDS Show 2000 e nel 2003 esce il singolo Sei bella e più. È autore di musica e testo della canzone Portati via, grande successo di Mina, pubblicato nell'album Bula Bula. Nel 2008 scrive e duetta con Annalisa Minetti la canzone Nell'ombra e nel sole. Nel febbraio del 2011 torna a Sanremo per cantare nel concerto che precede la serata del festival a Piazza Colombo. Nel 12 a Rai International è ospite in un programma Cristianità, dove in collegamento con il Papa, dopo il tradizionale gesto della liberazione della colomba bianca, canta la sua canzone La terra, il mare e il cielo, descrivendo Cristo con un testo toccante di immagini e parole. Nel 22 conduce insieme ad Annalisa Minetti il programma Se ti senti veramente un amico show, di cui Borgia è anche chiaramente l'ideatore, perché è il titolo della sua canzone. Lo show è trasmesso su TV Sat. Nel 23 partecipa alla terza edizione del programma televisivo The Voice Senior. Questo no, lasciamoci andare, facciamo tutto quello che ci viene di fare, lasciamoci andare. E grazie a tutti coloro che ci seguiranno stasera. Altri milioni si aggiungono, sì, perché ben 13 paesi hanno chiesto di collegarsi in Eurovisione. Io scappo via. E passiamo al Festival di Sanremo del 1986, Festival di Sanremo che viene vinto fra i Big da Eros Ramazzotti, fra le Nuove Proposte da Lena Biolcati, ma fra le Nuove Proposte arriva anche una cantautrice che si chiama Aida Satta Flores. Lei è di Palermo, nata nel 60, cugina dell'attore Stefano Satta Flores, ha collaborato con tanti autorevoli colleghi artisti e musicisti, prodotta da Edoardo De Angelis, Roberto Colombo, Gino Paoli, Beppe Vesicchio, Augusto Daolio, dei Nomadi,
pensate! Nel suo album Bella Andare ha collaborato con lei al piano e voce anche Mimolo Casciulli, alle chitarre Vincenzo Mancuso, al violoncello Giovanni Sollima, dirò bene? Ha pubblicato 5 album nella sua vita. Lei è andata al Festival di Sanremo nell'86 e l'ha fatto con una canzone molto particolare che si chiamava Croce del Sud e fu il suo primo singolo poi. Ne fece un altro nell'89, un altro ancora nel 92, poi nel 92 realizzerà anche un altro singolo che è Un bersaglio al centro e poi farà altri svariati singoli, uno nel 4, uno nel 9 e un altro, poi l'ultimo, nel 2014. Gli album incisi da lei sono in totale 5 tra il 93 e il 2015. Concludiamo questa carrellata di artisti, ancora restando al Festival di Sanremo dell'86, dove esordisce una cantante di Firenze che si chiama Anna Bussotti. Allora, lei comincia a cantare al concorso per bambini e lo fa nel 76, pensate. Poi però arriva a Sanremo per la prima volta nell'86, perciò 10 anni dopo dal suo debutto. Nell'85 partecipa al varietà televisivo Fantastico, un varietà condotto all'epoca da Pippo Baudo, e l'anno dopo riesce ad arrivare a Sanremo nella sezione Nuove Proposte, dove canterà una canzone bellissima che ancora oggi ci chiediamo come ha fatto a non avere successo, come ha fatto a non arrivare in finale questa canzone, una canzone scritta per lei da Mango che era Nessun Dolore. Incide altri 2 singoli, uno è Il Cielo, che poi in realtà è la cover di una canzone di Lucio Dalla, e l'altro sarà In Te, una canzone scritta per lei dall'altro toscano Paolo Vallesi, e poi scompare definitivamente dalle scene musicali. Si può volare oltre le nuvole, è la mia solitudine, è la mia mano. E quindi anche oggi ci siamo raccontati 6 artisti della musica italiana, alcuni, molti di loro, quasi tutti, ancora molto in attività direi, e un'attività che continua, in alcuni casi io la sto anche seguendo questa attività che stanno conducendo ancora, come nel caso di Silvia Conti per esempio. Sono aggiornatissimo perché abbiamo questa fortuna, ecco, di essere collegati dalla piattaforma social nel quale siamo iscritti e quindi riesco a seguire tutte le cose che fa continuamente, quasi giorno giorno, In alcuni casi mi sono aggiornato oggi mentre vi raccontavo la storia e ho scoperto con molta felicità, perché io sono sempre molto contento quando gli artisti fanno ancora il loro mestiere in molteplici direzioni, scoprire che la maggior parte di loro ancora stanno facendo musica ad altissimi livelli. C'è chi ancora oggi scrive canzoni anche per Mina, cioè per dirvi, no? Perciò è un percorso infinito, cioè questi artisti li abbiamo visti esordire, li abbiamo persi di vista, ma poi in realtà li ritroviamo, che sono poi grandi firme della musica italiana di oggi. Complimenti, è veramente sempre molto bello parlare di questi artisti e scoprire che stanno facendo musica ancora. Se vi piace l'argomento, vi ricordo che nel mio canale c'è un'intera playlist che parla proprio dei cantanti che ci siamo dimenticati, che hanno fatto Sanremo almeno una volta e che vanno ricordati assolutamente. Siamo arrivati oggi al volume 25, andate a vedere nella playlist, ci sono tutti questi volumi, avete voglia voi, La Russe in realtà è diventata l'enciclopedia La Russe. Voi andate pure a vedere e farete un bel viaggio nel tempo, va bene? Ok, perfetto, allora io vi ringrazio per la visione, vi aspetto chiaramente la prossima volta, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ciao da Ale!